Evviva! Fatevi un applauso. Nella splendida cornice di Villa Morlani, ecco gli allievi della scuola di danza 800 di Stezzano. Adesso abbiamo il piacere di conoscerli, di conoscere la loro attività, dove si esibiscono, che cosa li porta a scegliere una iniziativa, un'attività di questo tipo. Qui con me c'è una delle due insegnanti, certo, Lorenza Guerini. Benvenuta e grazie per questa esibizione straordinaria. Chi siete? La nostra è un'associazione culturale denominata Società di Danza Circolo Bergamasco di Stezzano. Facciamo parte di una federazione nazionale fondata da Fabio Mollica, il maestro Fabio Mollica, ormai tanti anni fa. Il nostro gruppo è stato fondato nel 2006. Ad oggi conta circa 65-70 iscritti. Abbiamo persone di tutte le età. Quanti danzatori ci sono quindi? Allora, circa 60 danzatori e sono, come si può vedere, di tutte le età, dal più giovane Andrea che ha 16 anni a alle persone un al più maturo, non diciamo mature, ecco. Più maturo. Ecco, la nostra associazione svolge corsi di danza ottocentesca, oltre che una ricerca, uno studio sui costumi ottocenteschi e sulle danze. Adesso voglio sentire qualcuno dei danzatori, poi sentiamo anche l'altra insegnante. Posso fare due parole con te? Oh, benissimo, una giovane ragazza, giovanissima, quanti anni hai? Io ho 26 anni. 26, come ti chiami? Sara. E tu ami la danza in tutte le sue forme, anche questa che è una forma molto raffinata. Particolare, esatto. Io ho fatto danza classica per un po' di anni e poi nel 2006 ho saputo che Lorenza apriva, diciamo, questa scuola, questo circolo. E così mi sono detto, perché non iniziare qualcosa di un po' particolare, insomma, ballare con gli abiti ottocenteschi, sa. Per noi ragazzi è sempre un po' il sogno, no? Di vestirsi. È vero che questi abiti ve li fate voi, non li andate a noleggiare, ad acquistare? C'è la nostra sarta, una delle nostre sarte, che ce li prepara su misura. Come ti chiami? Giorgia. Quanti anni hai? 21 anni e frequento il corso da circa 3 anni. Ho conosciuto il circolo tramite mia mamma, che è un'amica dell'insegnante Lorenza. E mi piace molto anche perché ci sono anche altre danze, oltre valzer, polche, anche le contraddanze, che ci spiega molto bene la nostra insegnante Beatrice, e mi diverto molto. Quindi tu basta la discoteca il sabato sera, solo danze dell'Ottocento. Sì, diciamo. Hai provato a presentarti in discoteca così? No, mai. Potrebbe essere, attireresti. Essere, sì. Attiri comunque, ma comunque. Un'altra insegnante è lei, tutti i chiami posso darti del tu perché sei giovanissima. Voi che repertorio vantate? A parte appunto danze di tradizione tipicamente ottocentesca, quindi valzer, quadriglie, mazurche, polche, abbiamo un corso di contraddanze scozzesi, seguito principalmente dai giovani. Ovviamente danze scozzesi vengono fatte con l'intero gruppo, poi noi abbiamo sviluppato questa attività lunedì sera, esclusiva per i ragazzi, anche per creare dei rapporti di amicizia solidi, perché il nostro gruppo è fatto non solo per studiare le danze, per un'occasione di socialità. Esatto, è un'occasione per anche sviluppare dei rapporti che non siano solo esclusivamente tra ragazzi, ma riuscire a capirci tutti, insomma, creare dei rapporti che siano duraturi in tutto il gruppo. Quante volte vi trovate a settimana per provare? Lo so, io vi sto chiedendo molto perché vi state liquefacendo, perché ci sono 30 gradi, anche a Villa Morlani fa caldo, ma vi apprezzo molto, vi apprezziamo molto per questo e qualcuno vi renderà merito, il dio del ballo ovviamente. Quante volte vi trovate a settimana? Abbiamo due volte a settimana, il lunedì sera dalle 8 alle 11 e il giovedì sera sempre dalle 8 alle 11, perché ci sono vari livelli nel nostro gruppo, quindi diciamo che si può sempre imparare qualcosa di nuovo.